Simone Perotti, immagino soddisfatto. Contentissimo davvero, partita difficilissima, campo basso, grande squadra, è stata una partita a scacchi, perché comunque sia bisogna riconoscere non solo merito ai nostri ragazzi, ma veramente a mister Cappellacci di aver vinto una partita a scacchi. E nel secondo tempo si è vista la sua mano, quindi bisogna dare merito al mister e soprattutto ai ragazzi di una grandissima vittoria che veramente ha rimischiato questo campionato. Ora, come ho detto, partita per partita, ma siamo lì, quindi vediamo come va a finire questo campionato. Quattro squadre in tre punti, ovviamente gara del Chieti che è partita con mezz'ora di ritardo rispetto alla vostra. Che campionato sarà? La stessa domanda che ho fatto al suo collega. È un campionato che sono convinto si decide nelle ultime partite, ci sono ancora tanti scontri diretti. Noi da un lato, se ci guardiamo indietro, abbiamo anche il recente rammarico di aver buttato via 4 punti, ma più che altro perché vincevamo quelle partite, ecco, al di là delle prestazioni. Oggi abbiamo dato una risposta, l'Aquila è all'altezza delle altre 2 pretendenti, o 3 se vogliamo inserire anche l'Avezzano, e allora ce la giochiamo fino alla fine. L'importante è che questa città ci stia vicino come ha fatto oggi. Oggi vicinissimo il tifo stadio che è letteralmente esploso sul gol del vantaggio di Alessandro. Domenica si torna qui, si torna a casa con la Vigor Senigallia, insomma un altro ostacolo da superare, come direi accade domenicalmente un po' a tutte, non solo all'Aquila. No, ma sicuramente questo tutto è un'altra partita difficilissima, perché la Vigor Senigallia è una grande squadra, non ce lo nascondiamo, magari può fare qualche risultato altalenante un pochino più di noi o di altre, però una squadra strutturata anche questa per vincere, ma non importa, ora dobbiamo resettare tutto e ci dobbiamo concentrare sulla prossima partita. Poi ripeto, vedremo qui alla fine che cosa ci diremo. Direttore, un giudizio, visto che ne abbiamo parlato col direttore del campo basso, sull'intervento di Alessandretti che poi ha generato il gol del raddoppio. Sportivamente il direttore ha detto ormai la partita era conclusa, ma lei come l'ha visto quell'episodio? Allora, sicuramente può essere soggetto a un'interpretazione, però mi sembra che la chiave di lettura dell'arbitro in tutta questa partita sia stato quello di accettare gli scontri fisici. Raramente è andato a fischiare, ricordo nel primo tempo forse un doppio fallo a nostro favore e poi ha fischiato un fallo a favore del campo basso con susseguente ammonizione, quindi questa è stata un po' la filosofia dell'arbitro e quindi di conseguenza ci può stare anche l'intervento da regolare, ecco. Ci dà delle delucidazioni sugli ultimi cartellini, quelli a partita finita, se non erro uguali, si è visto sventolare il rosso, però poi nel parapiglia è stato complicato anche per noi vedere. Sinceramente non avevo capito bene la situazione, perché stavo scendendo dalle tribune, insomma ho preso un po' dell'euforia. Sono dispiaciuto per questa espulsione, perché è un'espulsione che conterà in maniera pesante, però va bene, la rosa è lunga, quindi cercheremo di prepararci lo stesso, cercando di ricorrere ai ripari anche per questo handicap. E dispiace perché a fine partita magari dovremmo essere un pochino più lucidi, però posso capire la tensione e la posta in palio oggi che era pesantissima.